Si conclude oggi una vicenda che ha visto protagonisti oltre 100 dipendenti con la chiusura dell'ora per mercato, ma non solo si conclude oggi, ma si conclude, speriamo in bene, con la riapertura di un nuovo punto vendita Carrefour, quindi che ritorna sul territorio con questa nuova struttura, appunto l'ipermercato. Direttore, qual è la motivazione per il quale avete deciso di investire nuovamente a Siracusa? Ma siamo ritornati in questo bellissimo posto, abbiamo portato delle novità, innovazioni anche a livello nazionale. Abbiamo fatto secondo me un bellissimo lavoro di tipo sociale, quindi riassumendo tutte le persone che erano presenti con l'altra azienda. Oggi abbiamo fatto grandi investimenti e ci aspettiamo un grande ritorno ovviamente. Speriamo che da oggi, direi che da come si vede in giro c'è molta gente, forse stiamo seminando bene, con nuovi concetti e nuove idee di mercato. L'ipermercato è stato quasi totalmente ristrutturato, quindi comunque Carrefour ha fatto un notevole investimento, tutto quasi appunto ristrutturato, nuova comunicazione anche d'immagine e pare appunto che la gente stia rispondendo bene. Sì, aspettiamo il ritorno perché giustamente come dice lei il cliente è l'ultima persona che ci giudica, quindi il cliente ci dirà se le nostre scelte sono state quelle corrette. Devo dire che abbiamo fatto un grande investimento in questo ipermercato, l'abbiamo rifatto praticamente perché ormai la struttura era fatiscente, con non poche difficoltà. Anche a livello di immagine, potete vedere che c'è una cartellonistica, un'espressione diversa rispetto a un ipermercato normale. Stiamo cercando di dare informazioni al cliente più legate alla convenienza tutti i giorni. Quindi magari cercheremo di essere... Forse saremo meno aggressivi nel territorio con volantini o cose di questo tipo, ma saremo sicuramente capaci di abbassare il prezzo medio. Non solo occupazione, ma anche un nuovo progetto, quello di Carrefour, di creare un indotto locale, quello di prendere i prodotti, soprattutto quelli dell'ortofrutta, localmente. Certo, noi lavoreremo tantissimo con il territorio, con i prodotti del territorio, e cercheremo di sviluppare quello che si dice normalmente il chilometro zero, no? Quindi... coltivazioni dei campi qui fuori, prendiamo le merci, le portiamo dentro e le vendiamo. E abbiamo soltanto fornitori locali in ortofrutta, soltanto fornitori locali in pescheria e questo credo sia di grande importanza per il territorio propriamente. Abbiamo detto appunto prodotti a chilometro zero, non solo nell'ortofrutta ma anche per quanto riguarda i prodotti di salumeria, pescheria e gastronomia varia. Salumi e formaggi tipici del posto, quindi che vengono prodotti qui da aziende vostre, nostrane e prodotti comunque che commercializzeremo alla meglio. Quindi valorizziamo anche gli artigiani e tutti questi che fanno un lavoro anche loro sociale nel territorio. Ma vorrei dire, oltre ai prodotti freschi o freschissimi, abbiamo un largo assortimento anche di pasta, oli e quant'altro. Quindi direi che il localismo per noi è una cosa veramente importante che stiamo perseguendo. Soprattutto in riferimento a grandi aziende che già operano sul settore, ma anche al piccolo imprenditore, le piccole aziende. Assolutamente sì, noi siamo rivolti al prodotto e al territorio in modo equo, cioè paritario. Signora, oggi ha riaperto il Carrefour qui a Siracusa, vedo che si stava girando tra le mensole, tra gli scaffali per vedere un pochettino quali prodotti ci sono. Effettivamente loro puntano sulla convenienza, lo ha notato? Ma in alcuni prodotti sì, ma ancora veramente siamo entrati in questo momento. E adesso vedremo. Perché dobbiamo andare in cerca della convenienza, se no sarebbe vana. Con il vostro carrello a spasso tra i reparti stavate cercando, immagino, delle offerte. Oggi riapre nuovamente il Carrefour a Siracusa, siete soddisfatte? Insomma, in un supermercato dove andavate? Sì, infatti l'abbiamo atteso perché insomma vedere un supermercato chiuso e così anche tutto il centro era molto deprimente, molto triste. Oggi c'è una bellissima aria, un'aria proprio di ottimismo, visto che c'è gente che porta anche degli articoli innovativi anche proprio in tutto il centro. Speriamo che ci siano anche delle buone offerte.